differenza nel finale? Sì, sembrava un po', sembrava subito risolta la pratica, il primo tempo, anche dopo il 3-1 invece abbiamo rimesso un po' in gioco, ma in Serie A è così, in Serie A partite semplici non ce ne sono e insomma bisogna anche essere contenti di averla vinta, perché comunque sono tre punti importanti, abbiamo visto i risultati di oggi, era importantissimo più che mai vincere e tenere il passo degli altri, riprendere qualche punto alla Juve. Dobbiamo essere contenti, sicuramente ci sono da fare alcuni miglioramenti, ma insomma una vittoria importante e non facile. Questi hanno pareggiato con Napoli, con l'Inter mi sembra, quindi una squadra pericolosa. Senti, emozione per le 400 presenze? Ma sì, insomma, fa sempre piacere raggiungere questi step. Diciamo che quando fai così tante partite, soprattutto con la stessa maglia, poi te ne dimentichi, no? La cosa più importante sarebbe quella che poi ho sempre detto, cercare di mettere qualcosa in bacheca, cercare di ritornare a vincere qualche trofeo. Siamo ancora in corsa per tutti e tre, quindi questo è un anno buono, a prescindere dalle prestazioni che possono essere più o meno buone. Secondo me la squadra è forte, oggi c'era qualche infortunato, insomma non è mai facile giocare le partite che sembrano già vinte in partenza, quindi la squadra ha avuto delle difficoltà, ma anche mostrato, insomma, sa vincere le partite sporche, che era poi quello che chiedevamo sempre alla Roma, no? Daniele, come hai visto Gerson in campo? Cioè, che ti è sembrato? No, è sembrato, ha fatto una buona partita. Il primo tempo la partita l'abbiamo subito messa tra virgolette al sicuro non era, però lui l'ho visto bene, lo stiamo vedendo molto meglio in allenamento rispetto all'anno scorso quando era arrivato, che sembrava proprio un ragazzo di un altro livello rispetto al nostro. Invece adesso sta bene, sta alla pari con noi, sono contento che abbia giocato e sono sicuro che si ritaglierà il suo spazio anche in questa squadra. Non ci dimentichiamo mai quando lo valutiamo che è un 97, quindi non è facile giocare a questi livelli a 19 anni. Senti, in vista del derby, le tue sensazioni, poi se puoi mandare un messaggio ai cugini della Lazio. No, che messaggio? A 20 anni mandavo i messaggi. E, diciamo, no, grande rispetto di una squadra forte. Sai, l'anno scorso giocavamo il derby e prima della partita eravamo consapevoli di essere nettamente più forti. Quest'anno la squadra Lazio è forte, è compatta, è squadra, quindi sarà una partita bella, importante un po' per il discorso cittadino, ma questa storia delle curve sta perdendo sempre più valore da quel punto di vista, ma ne sta acquistando dal punto di vista della classifica, perché tutte e due le squadre stanno facendo, insomma, noi un punto in più, ma siamo tutti e due allo stesso livello, stiamo facendo un ottimo campionato. Senti, già tre sconfitte per la Juventus, è una squadra più vulnerabile rispetto agli altri anni? Ma non lo so, a volte sembra vulnerabile, ma tante partite in cui è sembrata meno forte degli altri anni poi ha portato a casa i tre punti. L'eccezione fatta per oggi, parlavamo di una squadra che era praticamente imbattibile, ha perso due partite su 13, 14, quante erano, e i nostri ruolini di marcia sembravano molto, molto miseri, proprio perché loro l'avevano vinte quasi tutte. È una squadra che dà la sensazione di non essere forti, forse come quella del primo anno di Conte, o quella del secondo anno, che fecero 100 punti, che sembravano veramente imbattibili e insuperabili, ma è sempre una squadra che poi i numeri parlano chiaro. A voi sembra più vulnerabile, a volte sembra meno forte gli altri anni, eppure è prima a 4 punti dalle seconde, quindi è sempre una squadra fortissima e speriamo che non ricominci a mettere la maschera degli invincibili, degli insuperabili, insomma, e che tenga un ritmo umano per questo campionato. Grazie.